Teramo, come è nata questa iniziativa? Qual è il valore, l'obiettivo? Ma è un'iniziativa importante, lo abbiamo detto in campagna elettorale, è stato il nostro cavallo di battaglia, cioè quello di elevare la regione Abruzzo ad una regione, ad un territorio la cui cultura del benessere la faccia sostanzialmente da padrona e la faccia conoscere al mondo come punto di riferimento sotto questo punto di vista. Quindi è una legge quadro che punta ad esaltare e a migliorare le caratteristiche di questa regione sia in termini ambientali, artistici, architettonici, sia per quanto riguarda le eccellenze del prodotto tipico che sono veramente uniche nello scenario mondiale, sia anche per quanto riguarda i servizi che si offrono ai cittadini dal punto di vista sanitario e sociale. Riteniamo che un'azione di questo tipo possa aprire anche degli scenari economici importanti e che fermi, blocchi, arresti il fatto che i nostri giovani spesso e volentieri vanno via dalla nostra regione. Ci sono delle basi dove proprio questa legge va a toccare quello che è l'ideologia della Lega, cioè la Lega è proprio essere molto vicino al territorio, il chilometro zero, le eccellenze, le tradizioni e quant'altro. Di lì partiamo, adesso questa è la legge, una proposta di legge, e poi io come parlamentare europeo mi darò da fare al 100% per riuscire a dare un impulso positivo sull'Abruzzo, perché questa è una promessa che io avevo fatto in campagna elettorale, ma su tutte le sei regioni, però in Abruzzo voglio essere molto presente, e lo sono, perché ci tengo. E poi vediamo, mano a mano che andiamo avanti, vedremo un po' anche per il discorso, il ragionamento sui parchi, la fruibilità dei parchi, un po' tutto, cioè dobbiamo rivedere le cose positive, mantenerle, ma le cose che non hanno funzionato in questi anni dobbiamo migliorarle e cambiarle.